È pronta a bordo campo la Coppa Abruzzo 2013-2014. Se la contenderanno Atletico Morrodoro e il Delfino Flacco Porto. Nella finalissima si giocherà sul neutro di Pianella. L'Atletico Morrodoro è in piena attività, infatti 7 giorni fa ha vinto la finale dei playoff e ora andrà a giocarsi gli spareggi regionali, mentre il Delfino Flacco Porto, già da qualche settimana, ha archiviato la pratica, avendo vinto il suo girone, quindi essendo già salito in promozione. Inizia forte il Delfino Flacco con un tiro del capitano Di Giulio che finisce a fil di palo, risponde con Lerecchio con una bellissima girata che fa tremare la porta difesa da De Melis. Ancora Atletico Morrodoro in avanti, qui bella la conclusione al volo di Alessandro Fanì. Anche questa conclusione finisce però a lato. Di Nardo inizia a scaldare i suoi piedi fatati e dall'altra parte il bomber Collevecchio non trova la mira. Episodio discusso attorno al 25esimo, messo giù Alessandro Fanì da Berardocco, secondo il direttore di gara, tutto regolare. Inizia a carburare anche il gioco del Delfino Flacco Porto e sul finire di tempo, grazie al suo attaccante Di Nardo, che salta un uomo con un grandissimo stile, riesce a sbloccare la gara 1-0 Delfino Flacco, che quindi può andare al riposo sul vantaggio. Rivediamo proprio il dribbling su Casimirri, poi il destro che non lascia scampo al portiere di Gian Matteo. Inizia la ripresa con una grande bomba di Berardocco, non trattiene di Gian Matteo e il numero 7 Roma, se non abbiamo visto male, va vicinissimo al raddoppio. Arriva però il pareggio dell'Atletico Morrodoro con il neoentrato Antonio Potacqui che combina con Casimirri e poi con un grandissimo tiro va a trovare l'incrocio dei pali. Rivediamo il tocco d'interno con una precisione da chirurgo di Antonio Potacqui. Il Atletico Morrodoro non si ferma qui, è la combina grossa questa volta con Lerecchio che va in gol direttamente da calcio d'angolo, traiettoria maligna che sorprende il portiere del Delfino Flacco Porto, De Melis. 2-1 Atletico Morrodoro che meglio di così non poteva iniziare il secondo tempo. Ancora avanti Atletico Morro. Combina con Lerecchio con Di Marco, anticipato da De Melis che in uscita si fa anche male nello scontro con Di Marco. Il pareggio però arriva attorno alla mezz'ora, il solito Di Nardo impegna di Gian Matteo, tap-in vincente di Sciarra, si era visto poco fino a qui, ma lui c'è nei momenti che contano e il pubblico del Delfino Flacco Porto può esultare, pericolo scampato, 2-2, tutto da rifare. Nel finire dei 90 minuti avanti ancora il Delfino Flacco con questa conclusione di Di Nardo deviata in calcio d'angolo da un difensore, Casimirri, tanti ruoli per lui oggi che ha l'ultima opportunità. Nel primo tempo supplementare inizia bene l'Atletico Morrodoro, qui un'occasione per Collevecchio, poi Pella Nera vede la sua conclusione deviata in angolo. Batte corto con Lerecchio per Orlandi che mette in mezzo benissimo, svetta Daniele Pellanera e 3-2, bellissimo il tocco che va a infilare la sfera alle spalle di De Melis. Rivediamo il colpo di testa da grande Condor, attaccante di razza, qual è Pellanera, ma un altro colpo di testa vincente nel secondo tempo supplementare del solito Di Nardo, che ristabilisce la parità e va a esultare sotto il suo pubblico. Bellissima questa gara, mille emozioni. Ultimi minuti, l'Atletico Morrodoro rimane in 9, doppia ammonizione per Collevecchio e Di Felice Antonio.
in 9, però non ci sono minuti a disposizione per la Fino Flaccoporto, che quindi se la giocherà ai rigori con il Morro d'Oro. Inizia il primo rigore, Sciarra. Tiro centrale, miracolo di Gian Matteo che con il piede devia fuori Di Marco del Morro fa centro. Poi è la volta di Berardocco, ancora di Gian Matteo. 2 rigori su 2 parati per lui. Antonio Potacqui, gol. Discesa il cammino dell'Atletico Morrodoro. Gol di D'Emilio, 2-1 ai calci di rigore. Poi Pellanera, 3-1. A questo punto importantissimo il calcio di rigore di Francesco, che calcia alto e consegna la Coppa Abruzzo all'Atletico Morrodoro. Iniziano i festeggiamenti. Il più festeggiato di tutti non poteva che essere il portiere di Gian Matteo. Le due squadre vanno a raccogliere i meritatissimi applausi in quello che, a dire il vero, comunque è stato un concitato finale, soprattutto sugli spalti. Delfino Flacco va a raccogliere degli applausi giustissimi per questi 120 minuti, ma soprattutto anche per la stagione bellissima che ha disputato. Qui il presidente onorario, Mister Simpatia Luigi, va a alzare la coppa nel secondo classificato davanti al suo pubblico e poi raccoglie gli abbracci di tutti i calciatori della squadra che lo accompagnano sotto al settore dei tifosi. Adesso è la volta dell'Atletico Morrodoro con il suo capitano Pellanera che alza la Coppa Abruzzo al cielo. È una gioia bellissima questa dei ragazzi di Mister De Eugenio, oggi squalificato in tribuna. Ringraziamo Gianni Chiacchiaretta, allenatore del Delfino Flacco Porto. È venuta fuori una partita da un punto di vista tecnico in mezzo al campo bellissima, perché continui i capovolgimenti di punteggio. Alla fine 3-3 con i supplementari. I calci di rigore sappiamo che può vincere chiunque. A voi è andata male, ma questo non scalfisce di una virgola. La stagione è bellissima, comunque avete vinto il campo. Avete vinto il campionato e oggi siete arrivati al 120esimo a giocarvela. E niente, che dire, partita bella contro una grande squadra, francamente formata da gente di categoria sicuramente superiore. Per noi è già stata una cosa fantastica riuscire ad arrivare ai rigori contro appunto questa corazzata. Peccato che un po' ci stavamo anche credendo. Però alla fine giustamente è uscita tutta l'esperienza. Mister Domenico De Eugenio, appena finita la partita, 120 minuti più i rigori, mister. Da un punto di vista calcistico voi è andata alla grande, bellissima partita, 3-3, poi i rigori vi hanno premiato, qualche polemica di troppo forse a fine partita. Sì, questi io per le polemiche non posso dire niente, faccio allenatore, devo parlare del campo. Ma abbiamo fatto, parlando della partita, bella partita, abbiamo fatto qualche distrazione di troppo come sempre, però dai, devo anche dire bravo ai ragazzi che hanno portato a casa questa coppa. Io volevo fare anche i complimenti alla squadra avversaria che oltre che hanno vinto il campionato dell'altro girone, quindi si sapeva che era una grossa squadra e l'hanno dimostrato, quindi ancora di più un grande applauso ai miei ragazzi.